e benvenuti a tutti. Consentitemi di ringraziare la CGL nazionale e la FLAI nazionale che hanno voluto organizzare questa manifestazione nazionale nel nostro territorio. Una manifestazione importante perché ci consentirà di discutere delle condizioni di vita e di lavoro dei migranti nelle campagne e nelle aziende agroalimentari. Una manifestazione che è inserita anche nell'ambito delle iniziative per la giornata di azione globale contro il razzismo e per i diritti dei migranti, rifugiati e sfollati, che sarà poi domenica. E noi a Lecce, in diversi comuni della nostra provincia, saremo impegnati appunto nella raccolta delle firme. Come sapete, la FLAI di Lecce, insieme alla CGIL di Lecce e alla FLAI regionale, hanno portato avanti una lotta molto intensa, soprattutto nell'ultimo anno, per l'affermazione dei diritti sindacali dei lavoratori stranieri e contro lo sfruttamento e il caporalato nelle campagne. Il centro di questa lotta è stato il territorio di Nardò. Il suo simbolo, il suo luogo simbolo è, sapete tutti, è stata la masseria di Boncuri, dove la FLAI e la CGIL hanno appoggiato e sostenuto lo sciopero, il primo sciopero dei lavoratori stagionali stranieri gravemente sfruttati nei campi per la raccolta delle angurie e dei pomodori. La battaglia sindacale ha portato a dei risultati molto rilevanti e senza precedenti a livello territoriale, a livello regionale, ma anche a livello nazionale. Penso per esempio all'importante verbale che abbiamo sottoscritto l'8 di agosto presso la provincia, insieme appunto alla provincia, alla regione, alla prefettura, al comune di Nardò, ad alcune associazioni professionali agricole che hanno accolto quella che era la proposta della FLAI di Lecce rispetto all'istituzione delle liste di prenotazione, ad un avvio di un confronto per la costruzione delle commissioni tripartite, che si sono poi tradotti in provvedimenti della regione per favorire l'emersione del lavoro nero, appunto attraverso le liste di prenotazione e gli indici di congruità. Si sta completando la famosa legge 28 del 2006, che molto spesso l'assessore Gentile l'ha definita anticaporalato, che è stata, come sapete, premiata anche dall'Unione Europea. Ma penso anche all'accelerazione che ha avuto la campagna nazionale della CGIL, della FLAI, della filiera Stop Caporalato, con l'inserimento nella manovra di agosto del reato penale per i caporali. Io credo che noi dobbiamo continuare a lavorare, a collaborare con le istituzioni, come abbiamo già deciso di fare insieme all'amministrazione comunale di Nardò, che si è dimostrata disponibile per ottimizzare quello che è stato il risultato che abbiamo ottenuto in questi mesi di mobilitazione, di sciopero e di lotta. Dicevo, compagni e compagni, che questo patrimonio, questa mobilitazione messa in campo non la dobbiamo assolutamente disperdere. E voglio ricordare che nel nostro territorio il fenomeno del caporalato è sempre esistito anche tra i lavoratori italiani, soprattutto tra lavoratori e lavoratrici. E badate che questa lotta, questa battaglia è una lotta anche e soprattutto di civiltà. Un fenomeno del caporalato purtroppo non riguarda soltanto il settore agricolo, il settore dell'edilizia. Penso per esempio a quello che abbiamo vissuto noi in quest'anno, rispetto al settore metalmeccanico, la famosa vertenza Tecnova, dove ha interessato centinaia e centinaia di lavoratori immigrati. Lì si trattava anche di caporalato, ma anche di una vera e propria riduzione in schiavitù di tantissimi lavoratori. Io credo che noi dobbiamo dare continuità alle mobilitazioni che abbiamo messo in campo, dobbiamo continuare anche con queste iniziative, con questi momenti di approfondimento per dare appunto continuità nella nostra azione sindacale e di lotta. Io
Qualche mese fa abbiamo organizzato un convegno sulla legalità, dove noi intendevamo la legalità come sviluppo per un territorio. Un'iniziativa inserita in un'iniziativa regionale che abbiamo definito Al lavoro non piegati, dove appunto noi mettiamo in evidenza quelli che sono i diritti dei lavoratori e soprattutto in questa fase particolare dei lavoratori immigrati. Ricordo che in questo territorio si sono sviluppate le famose storiche lotte dell'Arneo, l'occupazione delle terre, i contadini che rivendicavano il diritto di poter lavorare la terra e che ha significato poi l'emancipazione di quelle famiglie, grandi conquiste del lavoro ma anche della libertà. Io credo che unendo i due punti temporali delle lotte dell'Arneo di ieri e delle lotte di Boncuri di oggi dobbiamo tracciare una linea continua, una linea retta che deve significare la continuità dei diritti, della libertà e della dignità dei lavoratori, sia stranieri sia italiani. Detto questo, compagni e compagne, devo passare ai saluti. Ringrazio il segretario nazionale della FLAI, Gino Rotella, Antonio Gagliardi, segretario generale della FLAI di Lecce, Gianni Forte, segretario generale della CGIL Puglia, il delegato della FLAI di Padova, Nian Bubacar, ci raggiungerà più tardi nel primo pomeriggio l'assessore regionale Frato Ianni. Siamo in attesa che arrivi anche la dottoressa Baldivo di Emergency Puglia. Salutiamo il delegato della FLAI di Caserta, Tammaro Della Corte. Abbiamo il delegato della FLAI nazionale, nonché il protagonista dello sciopero di Boncuri, Ivan Assagnet. E salutiamo anche Pietro Soldini della CGIL nazionale, che tirerà le file di questo dibattito, che sarà coordinato dal direttore di Telerama, Danilo Lupo, un direttore molto attento alle problematiche degli immigrati e del caporalato in generale. Vorrei salutare anche il segretario della FAI CISD, Luigi De Laurentiis, la dottoressa Metrangolo di Libera Nardò, i compagni della segreteria, le segreterie della FLAI BAT di Foggia, di Taranto, i compagni della segreteria della FLAI di Brindisi, che ringrazio per la presenza. Siamo in attesa del chiedo scusa di Leonardis. Siamo in attesa anche del sindaco del comune di Nardò, Marcello Risi, che ci dovrebbe raggiungere tra pochi minuti. Quindi darei la parola a Danilo Lupo per coordinare appunto il dibattito di oggi. Grazie. Grazie ovviamente, sentirsi. Grazie ovviamente a Salvatore Artesano, grazie alla CGIL nazionale per l'organizzazione di questo convegno, che trovo particolarmente significativo, anche perché poi è facile accendere i riflettori mentre le cose sono in corso, diciamo, mentre la rivolta accende le telecamere anche nazionali, no? Come abbiamo visto nell'ultimo periodo, la questione di Boncuri, di Nardò, è finita su Presa Diretta, piuttosto che su Crash, su altre grandi media, diciamo così, nazionali. E però poi la cosa più difficile e più importante è, come dire, dare una continuità a quella battaglia e cominciare a progettare in inverno quello che succederà poi nell'estate, perché se poi non c'è un'organizzazione che struttura una vertenza e che immagina degli strumenti, è chiaro che di qui a giugno, di qui a luglio, le situazioni che hanno prodotto la rivolta e lo sciopero si ripercuoteranno e si ripeteranno esattamente identiche a quelle dell'anno scorso
e degli altri anni. Quindi in questo senso è particolarmente importante, secondo me, l'iniziativa della CGIL. Rispetto agli altri anni, che cosa secondo me è successo? Su questo ovviamente però è l'argomento del dibattito. Quest'anno rispetto ai 20 anni precedenti, perché il fenomeno qui a Nardò della raccolta dell'anguria e anche del pomodoro in tempi più recenti, nelle condizioni che abbiamo visto quest'estate di assoluto sfruttamento, di assoluta illegalità e di caporalato, è un fenomeno che si ripete almeno da 20 anni all'incirca. E però quest'anno qualcosa è cambiato, evidentemente è cambiato. Da un lato, come dire, probabilmente la crisi dell'anguria ci ha messo del suo. Sicuramente è stato detonatore in un certo senso la presenza di Ivan all'interno di Masseria Boncuri. C'è stata Masseria Boncuri, c'è cioè un luogo di raccordo, ma sicuramente poi quello che ha fatto esplodere a livello mediatico, politico e emergenziale, istituzionale complessivamente la questione è stata la presenza sul campo della CGIL, senza la quale probabilmente sarebbe rimasto tutto isolato nelle mura della masseria. Questo mi sembra un dato importante. E dare continuità a quell'impegno sul campo attraverso iniziative come queste mi sembra straordinariamente importante. Dette queste cose mi sembrava importante sottolineare. Io passo subito la parola per l'introduzione generale a Gino Rotella, cioè segretario nazionale della FLAI-CGIL, come è stato presentato da Salvatore Arnesano, anche perché credo che è importante che sia nazionale, perché la vicenda di Nardò non è un'isola, non è una monade. All'interno del Sud Italia ci sono tanti episodi e tante questioni che abbiamo conosciuto nella loro forma deteriore spesso, no? La Capitanata e il caporalato dei morti anche sui campi della Capitanata, le rivolte di Rosarno, ma poi ci sono, che ne so, insomma, le raccolte del pomodoro, delle arance, degli agrumi, degli ortaggi in Sicilia, il pomodoro in Campania, di cui poco si parla e nella quale, ad esempio, la criminalità organizzata, anche con collegamenti con la Capitanata, probabilmente ci mette del suo. Insomma, è un episodio paradossalmente più positivo di tante altre esperienze di cui conosciamo, che conosciamo soltanto per i fatti di cronaca, questo di Nardò, ma che deve essere inquadrato in un senso generale, credo. E quindi passo la parola appunto a Gino Rotella. Nazionale, abbiamo deciso di celebrare qui a Nardò la 18ª giornata, o meglio, la 15ª, in ogni caso, la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia. Giornata che ufficialmente si celebra il 18 domenica e che noi per ragioni logistiche abbiamo ritenuto opportuno tenerla. Le persone di origine straniera che vivono in Italia sono 5 milioni di circa, l'8% della popolazione. Si dice, da qualche parte si dice, che siamo quasi invasi dagli stranieri per creare tensione. I dati sono questi. La gran parte di questi sono nati in Italia. Appartengono a 198 nazioni diverse. Un'immensa ricchezza, un patrimonio enorme se solo considerassimo che appunto le culture, da sempre l'umanità tende a contaminarsi. Quindi è un'immensa ricchezza che il popolo italiano ha di avere a che fare con queste culture diverse, che a volte, per strane logiche, diventano un fattore che produce tensione e contraddizione. Le persone che vivono in condizioni di maggiore fragilità sociale e che per questo lasciano la loro terra, il loro caro, le loro certezze per un futuro migliore. Spesso vediamo, a volte vediamo che non è così.
Siamo perciò chiamati dalla nostra ragione, dal nostro intelletto, dal nostro senso di responsabilità, dal nostro senso di civiltà, a farcene carico e a prendercene cura, in particolare per quanto riguarda il tema dell'integrazione e della convivenza civile. Nell'affermare queste cose, proprio nell'esprimere questa nostra consapevolezza, appare davanti a noi e si materializzano le scene drammatiche, quella di Torino prima e quella di Firenze dopo, frutto entrambi non della follia, come qualcuno tende a farci credere, ma della lucida determinazione di persone che hanno raccolto il seme, sempre in germoglio purtroppo, dell'odio razzista e della, lo chiamo, imbecillità che lo rafforza. Per questa ragione io propongo un minuto di silenzio per le morti di Firenze. L'intolleranza alimentata in questi anni a man bassa e l'attuazione di politiche discriminatorie rischiano di ricadere, come questi ultimi casi dimostrano, sugli immigrati che diventano capo espiatorio di situazioni comuni. Perciò noi sosteniamo con forza e convinzione le parole del Presidente della Repubblica, che ha definito una follia, un'assurdità il non riconoscere la cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri. Si tratta di un diritto elementare che dovrebbe corrispondere anche al bisogno del Paese di aprire a nuove energie che rinnovino una società vecchia e sclerotizzata come la nostra. Ed è di buon auspicio che il nuovo ministro Riccardi, come suo primo atto pubblico, sia andato sulla tomba di Gerimasio a rilanciare l'invito del Presidente della Repubblica di concedere la cittadinanza ai figli di immigrati nati in Italia. Il Ministro e il Governo rompano ogni indugio e provvedano a fare una legge subito, non costa nulla, che riconosca la cittadinanza ai bambini figli di stranieri che sono nati in Italia. Ma perché noi siamo qui oggi? Siamo certo venuti qui per fare una ricorrenza, diciamo così, su problemi sociali di una gravità enorme. Siamo qui a Napoli per le cose che diceva poc'anzi Alessandro, nel senso che la nostra non può essere una testimonianza, diciamo, o il ricordo di cose. No, noi siamo qui perché siamo un'organizzazione sindacale che non guarda i fenomeni sociali solo perché avvengono, ma siamo come funzione di una organizzazione di lavoratori, migranti o non migranti, che propone, fa proposte, interagisce con il resto della società per vedere come le condizioni di vita di oggi possano essere trasformate in migliori condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori. Io porto, diciamo così, una testimonianza che parte del nostro bagaglio storico. Sono trascorsi 130 anni da un'inchiesta che pochi conoscono, pochi conosciamo. Si chiamava l'inchiesta Iacini, quindi 130 anni fa, subito dopo l'Unità d'Italia, il governo di destra di allora, governo di destra, istituisce una commissione
d'indagine sulle condizioni delle classi agricole in Italia. Era il marzo del 1879. Tra le diverse monografie dell'inchiesta se ne trova una, quella del conte Geronimo Romini, onorevole conte, che analizzando l'area padana riscontra, quindi cito tra virgolette, la differenza tra la classe laboriosa dei contadini delle cascine e il bracciante avventizio impiegato a giornata. E probabilmente le cose non tornano. Non tornano quando ci rendiamo conto della realtà che ci circonda. Abbiamo avuto la vicenda di Nardò. Ma attenzione, la questione di Nardò non è una questione che capita così. Abbiamo avuto anche altre questioni, prima, Rosarno, ma le tante situazioni di crisi, situazioni di tensione tutte le crisi. Abbiamo avuto un po' ovunque. E poiché il sindacato, per fortuna, la FLAI CGIL non deve aspettare, non aspettava e non aspetta la ricorrenza della giornata internazionale dei diritti per mobilitarsi, noi già nel gennaio di quest'anno ponemmo all'attenzione dell'opinione pubblica il problema del caporalato nelle nostre campagne. E abbiamo ottenuto anche un bel successo, nel senso che in 2 anni siamo riusciti a ottenere una legge più importante che configura il reato di caporalato, il reato penale di caporalato, e lo inquadra nel sistema giuridico, tra i delitti contro la persona. È un fatto importantissimo, fatto da un governo, fatto dallo stesso ministro, per intenderci, che quando noi il 24 di gennaio, con una iniziativa alla presenza del segretario generale della CGIL Camusso, lanciamo la campagna Stop al caporalato, il ministro Sacco, sì, il ministro Sacco le disse: ma questa è una balla, perché già i caporali possono essere, già i caporali commettono dei reati quando, invece non è assolutamente così, nel senso che poi evidentemente si è corretto e nel mese di agosto interviene e fa mettere in un provvedimento governativo di tutta la natura il reato di caporalato. Quindi quello che diceva il 24 di gennaio sostanzialmente era una balla. Diciamo così, voglio riportare l'attenzione, come dire, a quest'estate. Non molti sanno, perché non l'abbiamo raccontato, non tanti sanno che la mattina del 30 di luglio, mentre con i compagni della Confederazione della FLAI avevamo già da qualche giorno iniziato a percorrere in lungo e largo i campi non solo di Nardò ma anche dei paesi di limitrofi dove si svolge attività di raccolta stagionale, attraverso quell'iniziativa che noi della FLAI chiamiamo il sindacato di strada, quindi una forma di sindacato che spostiamo dalle sedi canoniche delle organizzazioni sindacali, quindi le portiamo direttamente sui luoghi di lavoro. Appunto, dicevo, mentre svolgevamo questa attività abbiamo notato una cosa strana quella mattina, la mattina del 30 luglio alle 5 e mezzo del mattino, con il nostro camper in giro, abbiamo notato la cosa strana: nei campi non vedevamo anima viva, nel senso che avevamo di fronte distese immense di angurie, ma nemmeno l'ombra di un lavoratore. Ci siamo fermati un attimo a riflettere, abbiamo deciso di rientrare al campo per capire che cosa stesse succedendo. Arrivati sul posto, con la compagna Antonella Cazzato e con il compagno Salvatore Vangelo, responsabile della zona Inca di Modena, siamo stati, come dire, ci sono venuti incontro dei lavoratori, un gruppetto, 10-15 persone, un pochino agitati, che ci dicevano: caponero non buono. A quel punto abbiamo capito che qualcosa fosse successo. In qualche modo ci hanno raccontato che durante i lavori
nei campi, gli era stato chiesto di aumentare ulteriormente il loro carico lavorativo. Da quel punto è scattata la scintilla e quindi hanno deciso in quel momento di incrociare le braccia. Che cosa è accaduto proprio nelle ore successive della mattinata? I lavoratori, veramente esagitati, avevano addirittura deciso, e lo hanno fatto per qualche ora, avevano deciso di bloccare la strada della strada provinciale che da Naldo porta verso la statale 101. Racconto questo episodio perché voglio arrivare a un punto, vorrei che si comprendesse bene. Che cosa è accaduto? È accaduto che ad un certo momento eravamo noi lì, abbiamo un attimo cercato di parlare con i lavoratori perché ci siamo resi conto che quella protesta sacrosanta stava per sfociare in una nuova Rosarno, o quantomeno avrebbe assunto quei contorni. Per cui, ragionando proprio con i lavoratori, si è deciso ad un certo momento di indirizzarla in un'altra direzione, che era quella di dare voce alla protesta che i lavoratori stavano facendo, e quindi a quel punto l'organizzazione sindacale, la Prada CGL, ci siamo trovati in quel momento a sostenere l'azione di lotta che avevano intrapreso i lavoratori. Questo per dire che i lavoratori migranti, avendo compreso l'importanza e il rilievo di ciò che stavano facendo, concordemente con l'organizzazione sindacale si è deciso appunto di intraprendere questa fase vertenziale e incanalarla in un'azione che poi è stata costruita nel tempo. Il segretario generale Alessandro faceva riferimento al protocollo, sottoscritto presso la provincia. Il giorno dopo a Bari con i lavoratori è stato sottoscritto un altro accordo presso l'assessorato regionale, dove si diceva che intanto si ufficializzava l'esistenza di questo fenomeno che le organizzazioni datoriali anche in quella fase hanno negato, e c'è da dire anche questo, cioè si continua a negare l'esistenza del caporalato in agricoltura. Avendo fatto questo lavoro ufficialmente con dei protocolli si è detto che effettivamente bisognava intervenire. E poi si è intervenuti, come diceva anche Gino Rotella, a livello nazionale, ma si è intervenuti anche a livello regionale, perché poi lo dirà bene e meglio di me il segretario generale della FLAI di Pino De Leonardis, in cui a livello regionale si stanno sperimentando delle forme nuove che sono sostenute da azioni della giunta regionale che si è dimostrata sensibile al problema, e quindi si sta incanalando la vicenda del caporalato, ma in modo più ampio, perché non si parla solo del caporalato, si parla delle aziende, dell'attività delle aziende e delle condizioni di vita e di lavoro delle aziende, e quindi anche le fasi di controllo e quant'altro. Ora, grazie a tutti gli altri, il prossimo per intervenire è Niang Rubacar, che è stato già presentato il delegato FLAI CGL Padova, e trovo interessante questo intervento. Faceva riferimento a tutti gli altri intervento a rischio Rosario, no? È il caso magari di ricordare lo studio di poco precedente alla rivolta in atto dell'IPRES, che individuò una serie di luoghi, di territori a rischio Rosarno, tra cui era l'IRES CGL, cioè l'IPRES. Erano sostanzialmente territori meridionali, tra cui anche la provincia di Lecce e la provincia di Taranto, moltissimi delle province siciliane. Il nord sembrava esente, diciamo, da questo rischio. Poi però forse è chi sta sui territori che può dire se è così o meno. Buongiorno a tutti, io sono Niang Rubacar, vengo dal Senegal, vivo a Padova da 18 anni, sono nella CGL del 2001. Volevo prima di tutto fare soltanto una battuta su ciò che ci ha fatto fare con un minuto di silenzio Gino, che è successo a Firenze, che purtroppo leggiamo anche cosa succede ogni anno a Lampedusa. La gente purtroppo attraversando l'acqua e tutto chi muore.
Solo che quando uno nasce in un posto nel mondo dove che non c'è medicine, non c'è cibo, non c'è lavoro, per forza, anche oggi di più, con la tecnologia, vedi dall'altra parte cosa c'è, i mobili belli, diciamo macchine, anche se dietro ci sono anche purtroppo poveri che noi non riusciamo a vedere, per forza i lavoratori si muovono. C'è chi ha la fortuna di farcela, di arrivare, chi no, chi arriva, chi non arriva. Purtroppo, molto spesso non viene ricordato o percepito il fatto che quella persona, chiunque che parte, parte con tanta esperienza di cambiare giù la sua vita, quella della sua famiglia, avere un futuro, mettere in piedi una famiglia. Quindi dietro quella immigrata che vediamo, cioè, ci sono tante cose dietro, valori che noi molto spesso, dico noi per non parlare di noi, ma in generale, non riusciamo a percepire e purtroppo vengono trattati a Lampedusa dopo che sono morti, neanche il rispetto di seppellirli o di riconsegnarli alla famiglia. Sono ragazzi che si alzano con la crisi, non hanno il lavoro, vanno in piazza a Firenze pur di sostenere una famiglia e poi è successo quello che è successo. Lo dico questo perché cerchiamo di contaminare la gente a non trascurare quei valori che sono dietro ogni persona, ogni essere umano, sancito dai diritti internazionali, che è la dignità umana. Grazie. Nella mia esperienza in Filè, 8 anni che ho fatto lì, posso osservare che il caporalato esiste sia in edilizia che nell'agricoltura. Questi sono due settori che sono sì differenti, ma hanno parecchie cose in comune e purtroppo soprattutto quelle negative. Per quanto riguarda l'agricoltura nel nostro territorio di Padova, siamo riusciti a incontrare l'esperienza di quei lavoratori così difficile da intercettare, almeno da noi, che sono i lavoratori agricoli e in particolare i lavoratori di origine straniera. Abbiamo così raccolto difficilmente le testimonianze, in alcuni casi seguiti da versenze e denunce di realtà di sfruttamento e degrado che sì, fortunatamente non rispecchiano in toto le note vicende di Napro o Rosarno, dimostrano che anche dove non ci sono i pomodori o le arance può esserci magari il radicchio, come da noi in Veneto, o qualche altra cultura locale da rendere competitiva sulla pelle e sulla dignità dei lavoratori. Non sempre c'è la possibilità di arrivare a denuncia e vertenza in maniera semplice e automatica, e ci sono dei motivi. Il primo motivo è la paura, un sentimento che domina la vita di quei lavoratori, al punto da indurli a cercare un contratto con il sindacato solo con molto ritardo, in maniera circospetta e timorosa. Il secondo motivo è la paradossale inadeguatezza delle normative, che ci obbligano necessariamente a tenere in conto il rischio di peggiorare la condizione dei lavoratori, danneggiandoli ulteriormente, soprattutto se extracomunitari. Ad esempio, per gli edili di Padova abbiamo fatto una grande campagna nel 2004 per il permesso per le emersioni. Oggi questo diritto è previsto dall'Unione Europea, ma l'Italia non l'ha recepito. Il terzo motivo è l'assenza di responsabilità sociale delle imprese e delle associazioni datoriali. Anche nei casi più eclatanti, invece, che abbiamo incontrato, non ci sono state dimostrazioni di interesse o di preoccupazione delle associazioni, magari tese a valutare le dimensioni del fenomeno, ma levate di scudi, accuse di allarmismo ingiustificato e irresponsabile, una sapiente risposta mediatica senza diritto di replica. C'è un quarto motivo e riguarda le esistenze probatorie del tribunale. Le dichiarazioni concordanti di più lavoratori non sono prove. Le dichiarazioni dei testimoni devono essere confermate
di persona, a distanza di anni, visto che il tempo medio di una causa di lavoro a Padova è di 4 anni e mezzo, e se il testimone non è italiano, non è sufficiente la traduzione certificata del testo, ma serve la conferma verbale in italiano o con l'ausilio di un interprete riconosciuto dal tribunale. Le eventi registrazioni, visto la frequenza di intermediazione di caporali connazionali dei lavoratori stranieri, sono per lo più in lingua. Dovremmo quindi disporre di registrazioni in italiano, di testimoni disponibili per anni che padroneggiano la lingua italiana, o meglio sarebbe disporre di filmati, ma sempre in italiano. E non sempre ci riusciamo. Perciò, purtroppo, la dimensione del fenomeno non è misurabile con il numero delle vertenze, ma il contatto quotidiano sul territorio. Tutto ciò si può riscontrare anche in edilizia, e questo, a mio avviso, deriva dal fatto che entrambi i settori sono destrutturati. Ci sono tante piccole aziende dove il datore di lavoro molto spesso ha la difficoltà a trovare direttamente la mano d'opera, e così si rivolge al caporale per trovare i 30 braccianti o i 3 muratori. In questo modo, questi lavoratori, che sono soprattutto stranieri, ricattabili secondo la legge in vigore sull'immigrazione e in condizioni di povertà loro, l'agricoltura è un settore molto importante allo sviluppo anche a livello mondiale, eppure non ci sono regole e nemmeno un punto di riferimento per un incontro tra domanda e offerta. Penso che anche se in edilizia la legislazione ha molte lacune, qualcosa in più è stato fatto per permettere un po' di più di controllo, perché lì si può utilizzare il DURC, il documento unico di regolarità contributivo, documento che ostacola il caporale, che così può agire solo nei cantieri piccoli, perché anche lì tra appalti, subappalti, subappalto del subappalto, cioè si trovano in cantiere 5-6 aziende che non si conoscono, cioè è un casino. Però almeno nei cantieri grandi, dove che il sindacato può anche pretendere di verificare con la cassa edile il DURC e tutto quello, e in più i cantieri pubblici, è un ostacolo per i caporali sull'edilizia, ma con le artigiani, piccole aziende, purtroppo lì che riusciamo a vedere di più questo fenomeno. Ma per quanto riguarda il territorio di Padova, che conosco un po' meglio, sento di poter affermare 2 cose. La condizione di sfruttamento è trasversale alla nazionalità, e su questo piano va mantenuto l'iniziativa. La normale condizione di un lavoratore agricolo padovano è quella di percepire un salario settimanale concordato sulla reale prestazione e in seguito una busta paga, per lo più redatta da un'associazione che riconduce una parte dell'attività reale ai parametri tabellari. Esistono comunque eccezioni di regolarità. Il futuro di questo mondo, per di più l'agricoltura, deve essere basata sulla legalità, l'etica, regole e rispetto dei diritti e della dignità, perché dietro ogni lavoratore, italiano o migrante, c'è una persona che ha diritto a un lavoro, a un futuro e a una dignità. Mi ha molto colpito l'intervento di Ivan all'Assemblea Nazionale a Roma, 13 dicembre, quando ha detto che questa battaglia la vinceremo sui campi. E questo. Grazie a Gianni Bubacar. E faceva riferimento anche lui alla morte, a questa morte drammatica avvenuta in piazza Firenze. Vogliamo ricordare, lo faccio con grande piacere, che sabato 17 dicembre alle 16 anche a Lecce c'è una manifestazione antirazzista, non solo di commemorazione, diciamo, di quello che è accaduto, ma anche e soprattutto per sottolineare quanto diceva ad esempio Gino Rodella, cioè che non è il gesto isolato di un folle, no? Ma la follia, che pure esiste in un gesto del genere, poi
si alimenta di un brodo di cultura o di incultura probabilmente, che è quello del razzismo, e su quel piano, insomma, una battaglia anche di piazza credo che sia giustissimo farla. Noi l'abbiamo detto, ma lo voglio richiamare, anche se siamo, diciamo, fra compagni addetti ai lavori, che l'iniziativa di Nardò per noi ha rappresentato, diciamo, una svolta non solo sul territorio, ma anche, io dico, a livello nazionale, ma anche nel dibattito. Probabilmente molti aspettavano che quella vicenda sarebbe sfociata, più o meno, molti forse auspicavano che la vicenda di Nardò poteva seguire le orme di Rosario, c'è cioè un momento di ribellione rispetto a una condizione di sfruttamento, una ribellione, diciamo, probabilmente anche legittima da chi la fa, proprio perché vive una condizione in cui si trova di fronte un muro di gomma, cioè spesso la condizione oltre al dibattito non trova soluzioni, ma avrebbe, e quindi qua io dico, c'è stata una consapevolezza, questo è un primo elemento importante, una consapevolezza dei protagonisti che quella non portava, anzi probabilmente avrebbe portato a una reazione nell'opinione pubblica, nei media e nelle forze, io dico, reazionali, avrebbe portato un'idea che gli immigrati, cioè quella del sentire comune, luogo comune, no? Che vengono qui, vengono a delinquere, vengono a creare problemi, la condizione materiale, la condizione loro non avrebbe avuto la giusta dimensione. Quindi una prima questione importante è stata questa loro consapevolezza, perché oltre al ruolo che il sindacato ha svolto, ma è partita da una loro consapevolezza e maturità che c'era bisogno di dare alla protesta, alla rabbia, a una condizione di lavoro fatto di sfruttamento, senza grandi pretese, perché lì non c'era una piattaforma, non c'era una piattaforma contrattuale, una piattaforma sindacale, c'era la volontà di ribellarsi a capolino, a chi tutti i giorni prendeva la tangente, quindi ricattava la gente per portarla a lavorare. Questo è stata la reazione. Su questo elemento positivo si è, diciamo, avuto, si è intrecciato con un altro elemento. E l'altro elemento, che probabilmente è una cosa normale, che attiene a un lavoro normale che il sindacato deve svolgere, il lavoro tentativo della FLAI, ripeto, noi non siamo impegnati solamente qui a Nardò, ma il nostro impegno è nei campi del Fugiano, dove ci sono, c'è il ghetto, voglio ricordare Loro Rosso, è stato un momento, cioè noi con l'iniziativa di Loro Rosso abbiamo tentato di dare una dimensione a quella problematica, a quelle questioni che è la stessa faccia, quindi andando oltre, utilizzando anche quella denuncia che è venuta in partita con l'inchiesta Garfi in quella realtà, dove c'è stata un'iniziativa del sindacato, noi siamo stati in quella realtà e abbiamo avuto anche difficoltà, lo voglio dire, dove c'è stata anche la stampa, alcune televisioni, insieme a un gruppo di compagni della FLAI di Foggia, in cui c'è stata una reazione organizzata anche dai caporali, dei caporali del luogo, in cui c'è stata anche una reazione, hanno tentato di aggredire anche una troupe televisiva, e poi siamo ritornati grazie a un lavoro che abbiamo fatto insieme con Ivan, con un gruppo di compagni immigranti di Nardò, siamo riusciti ad entrare in quella realtà, a metterci in sintonia, a ragionare, che non era semplice. Molti di quei ragazzi che sono venuti all'assemblea avevano paura perché stavano i caporali lì che li stavano guardando, quindi molti venivano, c'è una situazione in cui oltre il ghetto in tutto per tutti, è proprio un'organizzazione militare, anche dove all'interno c'è l'organizzazione non solo al lavoro, ma anche, non solo come diceva, a comprare il panino diceva dando loro là, ma anche nell'organizzazione di vita della gente. Quindi siamo riusciti, e questo è un lavoro di quelli che noi abbiamo fatto e stiamo organizzando da anni in Puglia, per porre al centro un problema che è fatto anche di denunce mediante iniziative che il sindacato ha portato avanti. Gino Rotella, segretario nazionale FLAI CGIL. Nardò come Rosarno, oppure possiamo un attimino pensare che da Nardò invece può partire un segnale nuovo? Da Nardò può partire, è già partito un segnale nuovo con lo sciopero dei lavoratori immigrati che hanno nello scorso mese di agosto contrastato con efficacia la presenza dei caporali
e quindi è un'esperienza diversa rispetto a quella di Rosarno, dove c'è stata una sorta di ribellione sociale che non era però una iniziativa sindacale come è stata quella di Nardò. Questa offre delle prospettive, infatti noi siamo qui oggi in occasione della ricorrenza della giornata internazionale dei diritti dei migranti, non per parlare in senso generale dei diritti dei migranti, ma per vedere se è possibile mettere su un progetto pilota in grado di concentrare le diverse esigenze dei lavoratori migranti, quella dell'abitazione, quindi dell'accoglienza, con quella del lavoro, per offrire una prospettiva anche nel futuro. Non so se ci riusciremo, ma in ogni caso il senso del ragionamento è lo semplifico così. I caporali paradossalmente offrono un servizio che è illegale e si usa la violenza e lo sfruttamento, ma in ogni caso consente a centinaia o migliaia di lavoratori di lavorare. Di fronte a questa situazione le parti sociali, le organizzazioni sindacali, le istituzioni offrono un sistema alternativo a quello dei caporali, oppure la società va in degradisce e quindi si vivono situazioni di degrado e quindi di abbassamento dei livelli dei diritti e della dignità del lavoro. Grazie.